che i melidesi conoscono molto bene anche nel circondario perché ha avuto delle brillanti idee e ha sempre promosso delle iniziative, compresa quella di questa sera. Sì, quella di questa sera è un qualcosa che a Melito andava fatta, anche perché quest'anno ricorrono i 100 anni della, noi l'abbiamo sempre chiamata, della prima guerra mondiale o quarta di indipendenza. Io, come in quella che è stata la guerra mondiale, ho perso mio nonno che venne dall'America per fare la guerra ed io porto i nomi, il cognome e la paternità. È riuscito a portare tanti personaggi intorno a questo tavolo. Sì, eppure il sistema ormai oso dire Garibaldi che tira questo, perché Garibaldi qui a Melito diciamo che è stato di casa, e che cosa non ha fatto? È venuto 2 volte. Non sono cose che i melitesi possono dimenticare, sono cose bellissime, sono cose che altri luoghi, altri paesi ce le invidiano. E noi, io come tanti altri, cerchiamo di adoperarci per fare venire alla luce queste cose che camminano con noi, che sono la nostra storia, forse. Anche aggiungendo a quella che è la storia contemporanea nostra, bisogna fare tesoro, bisogna ritornare a quelli che sono stati ieri i valori della famiglia, i valori belli che non ci sono più. Invito le scuole perché aprano una fase e facciano studiare ai ragazzi, principalmente nelle scuole elementari e medie, questi valori persi. Grazie. Ecco, ringraziamo il signor Paolo Pratico.